Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre Luisa e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, per farvi contenti, parliamo nuovamente di SP, della persona specifica, ed in particolare risponderemo ad una domanda che fate spesso: ma com'è possibile effettivamente cambiare la versione attuale di SP? È possibile cambiare SP dato che esiste il libero arbitrio? Rispondiamo a questa domanda, però prima, se non sei iscritto iscriviti al canale, attiva la campanella, se vuoi iscriviti al gruppo Facebook Ailu Community e al profilo Instagram ailu-yt dove pubblico numerose storie di successo nelle storie in evidenza. Detto ciò, iniziamo subito. Allora, partiamo da un concetto che dovresti avere oramai chiaro se segui il mio canale. Tutte le persone che fanno parte della tua vita sono in qualche modo un riflesso di te stesso e delle tue credenze. Ma che vuol dire? È un po' come dire i simili attraggono i simili? Non esattamente. Non significa che tu attrai persone energeticamente uguali a te, ma attrai persone che vibrano nella tua stessa frequenza o alla frequenza dei tuoi assunti. Che significa? Significa che se tu sei in un'energia di potere, ti senti, hai un'alta autostima, senti di valere, senti di meritare l'amore, eccetera, eccetera, attrarrai persone che ti dimostreranno che meriti di essere amata, che vali, le persone ti vorranno bene, saranno dolci e gentili con te. Se sei in un'energia di bisogno, di depressione, per cui ti senti non abbastanza, ti senti stupido, brutto, intelligente, attrarrai persone che ti diranno che sei stupido, brutto e intelligente. Ma non solo, perché le persone non riflettono solo gli assunti che noi abbiamo su noi stessi, ma anche gli assunti che abbiamo sull'essere umano in generale. Cioè, io magari mi autoconvinco dopo numerose relazioni fallite che gli uomini fanno schifo, gli uomini sono traditori, gli uomini sono bugiardi, eccetera, eccetera. Se io ho questo assunto radicato nel mio inconscio, perché qui si tratta di credenze inconsce e non consce, quindi mi posso ripetere quanto voglio io, che io non penso questa cosa, inconsciamente magari la penso, ecco, io attrarrò persone che mi confermeranno questo mio assunto, cioè persone che mi tradiranno, mi diranno bugie, eccetera, eccetera. Questo ovviamente è un esempio che va applicato non solo in campo amoroso, ma anche familiare e in tutti i campi. Quindi in questo senso si dice che everyone is you pushed out, nel senso che ogni persona che noi vediamo all'esterno è il riflesso di noi stessi, ecco, proiettato nella 3D, mettiamola così. Questa, diciamo, è la prima premessa. La seconda premessa è che la realtà 3D, diciamo che viene plasmata in base alla nostra osservazione. È un po' come parlare di attenzione selettiva. Cioè, se io mi focalizzo su un pensiero, che sia esso bello o brutto, la 3D mi riconfermerà esattamente questa cosa. È come la stessa cosa che avviene per i segni. Nel momento in cui io voglio manifestare come segno un elefante rosa nella mia 3D, io, anche se non ho mai visto elefanti rosa in giro, manifesterò programmi TV per bambini in cui spunteranno dal nulla elefanti rosa. Andrò in una cartoleria e vedrò un quaderno con un elefante rosa, vedrò una macchina con sopra un adesivo di un elefante rosa, eccetera, eccetera. Ecco, la 3D in tal senso si plasma in base alle nostre credenze, o meglio, diciamo che il nostro focus viene indirizzato in questo caso verso i segni. Questi elefanti rosa sparsi per il mondo, che siano essi disegni, figure, quello che è, ci sono sempre stati. Semplicemente noi con i nostri assunti e la nostra volontà e il nostro concentrarci abbiamo deciso di focalizzarci su quello, quindi la 3D si conformerà in base a questi nostri, ecco, assunti. Non so se sono stata chiara. Se ne vogliamo parlare in termini scientifici, anche se io non ho questa presunzione perché né sono laureata in fisica né quantomeno in fisica quantistica, io però vi consiglio sempre di leggere questo libro di Joe Dispenza, Cambia l'abitudine di te stesso, che parla anche di LOA, di legge degli assunti e dell'attrazione in termini scientifici. Vi leggo un piccolo, diciamo, uno dei punti cardine, diciamo così, della fisica quantistica,
che è, ho perso la pagina, arrivo subito, ecco, il collasso della funzione d'onda, pagina 36. Gli esperimenti quantistici hanno dimostrato che gli elettroni esistono simultaneamente in un'infinita gamma di possibilità e probabilità e in un invisibile campo di energia, ma è solo quando l'osservatore si concentra sulla posizione di un elettrone che quel dato elettrone appare. In altre parole, una particella non può manifestarsi nella realtà, ossia nella nostra dimensione spazio-temporale, la 3D, finché non la osserviamo. Fatemi vedere se dice altro. Vabbè, comunque leggete sto libro. Ecco, avete la prova, diciamo, scientifica che quello che vi sto dicendo non è una cazzata. Ovviamente io ve la espongo in maniera un po' più pragmatica, un po' più spirituale, un po' più terra-terra, però ecco, ci sono prove scientifiche alla base di quello che stiamo dicendo. Qui cosa abbiamo parlato? Di cosa abbiamo parlato? Del fatto che l'elettrone può trovarsi contemporaneamente in un'infinita gamma di possibilità, mettiamola così. Non vi ricorda qualcosa? Non vi ricorda lo spazio delle varianti di Zeeland di cui abbiamo parlato nei video sul transurfing? Che cos'era questo spazio delle varianti? È uno spazio in cui sono contenute simultaneamente tutte le infinite possibilità, tutte le infinite linee di realtà. È come se ci fossero infinite versioni di noi e degli altri che si differenziano per piccole o grandi, diciamo, caratteristiche. In che senso? C'è una versione di me che attualmente fa un altro lavoro, una versione di me che attualmente vive in un altro paese, una versione di me che attualmente sta con una persona diversa, una versione di me che ha deciso di, non lo so, fare la nomade digitale e gira per il mondo in un caravan. Questo è il senso dello spazio delle varianti. E tutte queste varianti di noi stessi sono presenti in maniera simultanea in questo spazio delle varianti. Almeno Zeeland lo definisce così. È un po' come parlare di multiversi, di linee di realtà. Potete chiamarle come vi pare, e se insomma non avete mai sentito parlare di queste cose, io vi consiglio di approcciarvici, penso di sì, attraverso i film, perché ci sono un sacco di film che parlano di questi argomenti, non esponendo esattamente questo concetto e questo argomento, ma semplicemente hanno una trama, magari thriller o quello che è, e in più presentano questa tematica, ci mostrano questi elementi, questo elemento del multiuniverso, questo elemento del viaggio temporale, questo elemento delle molteplici realtà, esempio Donnie Darko, esempio Déjà Vu, esempio quei due film anime di cui già vi avevo parlato in un altro video, se ora ricordassi i titoli, To Me, The One Who Loved You, era uno dei due, e poi l'altro non ricordo, comunque già se scrivete sto titolo, scrivete film anime, To Me, The One Who Loved You, una cosa del genere, vi escono tutti e due i titoli. Questi film parlano di realtà, multiversi, viaggi tra virgolette tra una realtà e l'altra, e quindi potete avere una visione più chiara di quello che vi sto dicendo. Questa era un'enorme premessa per dirvi cosa. Quando si parla di cambiare SP, noi stiamo davvero andando a cambiare SP? No. Noi non andiamo a cambiare fisicamente o mentalmente SP manipolandolo. Noi andiamo a selezionare in maniera vibrazionale una versione di SP, della persona specifica, che è in accordo con le nostre vibrazioni e credenze. E questo lo possiamo fare effettuando il cosiddetto salto quantico, ovvero io modifico le mie credenze. Di conseguenza vibro in una certa maniera, di conseguenza ho abbastanza energia a livello metafisico, mentale, non è una cosa fisica, per fare questo shift e mi ritroverò da un giorno all'altro in una realtà in cui quel cambiamento è già avvenuto perché era già in atto, io non sono andata a modificare la 3D, ho effettuato, diciamo, un salto in una realtà che già esisteva, in cui SP era già quello che io volevo che fosse.
Ma questo vi può essere capitato anche nelle piccole cose, ad esempio, non trovavate un oggetto, un computer, una televisione, non so, un televisore non vi funzionava? C'è stato un momento in cui magari avete detto basta, non ci voglio provare più, a me è capitato, non voglio più cercare le chiavi, non voglio più tentare di far funzionare questo PC, ora mi rilasso e penso ad altro. Questo PC ora funziona, queste chiavi io le troverò. Improvvisamente, dal nulla, letteralmente dal nulla, magari le chiavi sono comparse nello stesso cacchio di posto dove avevo controllato 27 volte. Vi sarà capitato qualche volta? Sicuramente sì. Oppure avrete sperimentato nella vostra vita dei cambiamenti repentini di personalità di alcune persone che magari un minuto prima, che ne so, erano incavolate con voi il minuto dopo, dopo che avete deciso di lasciare andare questo pensiero e vi siete detti, vabbè, le passerà, aver sperimentato che cavolo quella persona improvvisamente era diventata un'altra persona. Poi se non vi è mai capitato, ok, a me personalmente è capitato. Ecco, questi sono tutti esempi di, diciamo, salto quantico e shifting, mettiamola così. So che sono paroloni un po', però il senso in realtà è molto semplice. Quindi, quando noi andiamo a effettuare delle meditazioni telepatiche, in quel caso noi stiamo vibrazionalmente, sempre energeticamente, trasmettendo il nostro pensiero e le nostre emozioni all'altra persona che è presente in realtà sulla nostra stessa linea di realtà. Mentre quando noi andiamo a fare un lavoro consistente sulla nostra vibrazione, sulle nostre credenze, noi siamo capaci di, se riusciamo ad essere però coerenti e stabili in queste nuove credenze, siamo capaci di effettuare questo salto quantico e vedere effettivamente il cambiamento, sempre il cambiamento, di SP in maniera duratura. Ok? È per questo che magari se sei solito fare meditazioni telepatiche, seguire, utilizzare dei subliminali, utilizzare piccole tecniche, vedi il risultato subito, ottieni quel messaggio, ottieni quella telefonata, però poi non hai un risultato che rimanga nel tempo, perché non hai realmente fatto il lavoro sulle tue credenze limitanti. Magari tu con la meditazione della casetta sei riuscita ad inviare telepaticamente il messaggio SP che lo ha ricevuto e ti ha contattato, però SP è rimasto o è rimasta la stessa persona di prima. Quindi cosa devi fare per cambiare SP? Devi cambiare te stesso perché gli altri sono il riflesso delle tue credenze. Quando tu ti guardi allo specchio e il riflesso di te non rappresenta solo te, ma rappresenta tutto quello che ti circonda. Ti guardi allo specchio e ti vedi brutta, ok? Allora pensi, mi dovrei mettere un po' di trucco, un po' di rossetto per sembrare un po' più sana, un po' più bella. Il rossetto, il trucco, a chi lo metti? Al tuo riflesso o lo metti a te, a te stesso, materialmente? Lo metti a te stesso. Quindi questo per dire, mi raccomando, lavora su te stesso, sulle tue credenze e vedrai che tutta la 3D si conformerà. Scusate per il video lungo, però era necessario, era doveroso fare questa premessa. Spero che di avervi chiarito le idee. Se sei arrivato fin qui, lasciami almeno un commentino. Io intanto vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.